Buonasera, buonasera a tutti. Oh, eccoci qua. Bene, bene, vediamo chi stasera è in diretta con me. Oggi è l'antivigilia, di Capodanno. Stasera non sono sola in casa, sono in compagnia della mia Maria e della sua amichetta Paoletta. Buonasera. Allora, vediamo. Maria, è arrivata la notifica? No. Vediamo se mamma è in linea sulla pagina. Allora vedo già che ci sono delle persone in linea. Vediamo, vai sulla mia pagina, mammina, e vediamo se sono in linea. Buonasera, buonasera a tutti. Eccoci qua. Maria, buonasera. Buonasera. Buonasera, Paola. Buonasera. Ah, abbiamo anche due spettatrici, vero? Spettatori, che belle, diciamo. Giocano, però hanno messo anche la musica, eh? Anna Maria, buonasera. Allora, oggi è l'antivigilia, facciamo un dolcino semplicissimo insieme senza cottura che possiamo portare sulle nostre tavole, perché no? Anche come dolcino per augurarci un buon fine anno, se non un buon inizio anno, perché no? Allora, che cosa voglio farvi vedere? Finalmente in diretta è qui con me il mio primo libro di cucina. Cucina con Michela, cucina con il sorriso. È il nome di questo bellissimo libro, il mio primo libro di cucina. Eccolo qua. Va bene? Bellissimo. Tante pagine dove potete sfogliare, potete scegliere la vostra ricetta preferita, semplice, e soprattutto avrete qui stampato il mio motto, che come dico sempre, le mie ricette sono veloce veloce, una favola. E poi dietro c'è una piccola frase scritta da Sofia Loren. Allora, per chi ha voglia e piacere di avere questo piccolo libro, ma fatto con il cuore per tutti quanti voi, può messaggiarmi in privato e poi parliamo delle modalità di acquisto, eccetera, eccetera. Quindi questo è il mio libro, solo ed esclusivamente fatto per i miei tesorucci, che siete voi. Allora, non indosserò neanche il grembiulino, va bene? Perché faremo un dolcino veloce. Allora, avvicinatevi vicino a me e vi farò vedere che cosa facciamo. Maria? Buonasera, Maria. Buonasera. C'è anche Paoletta. Paoletta, buonasera. Ma vi volete far vedere? Vogliamo fare un saluto? No? Allora diciamo solo ciao. Ciao. Paoletta? Ciao. Hanno detto ciao. Allora, facciamo questo dolcino. Prendiamo. Che cosa prendiamo? La ricotta. Ma la sentite la musichetta? La sentite la musichetta? Vediamo, vediamo, vediamo. Allora, dopo vi risponderò a tutti, eh? Ricotta, mezzo chilo. Zucchero. Un 300 grammi. Mescoliamo. Mescoliamo, mescoliamo. E allora, vediamo chi c'è qui con me. Rosario, buonasera. Teresa, Concetta, Vincenzo, buonasera a tutti quanti, eh? Allora, ieri grande seratona, grande presentazione del libro, c'era tanta gente, io veramente voglio ringraziare tutti quanti, i presenti e i non, ovviamente, perché poi mi hanno caricata di messaggi, di auguri, di complimenti, e voglio anche ringraziare il sindaco di Nabrosino che stasera nella sua diretta mi ha fatto gli auguri, io lo ringrazio immensamente. Ieri purtroppo per impegni vari non è stato presente lì con noi, però lo so, è stato con il suo cuore, io lo ringrazio infinitamente perché ha avuto un gentile pensiero di ringraziarmi e di comunque farmi gli auguri in diretta stasera con tutti noi. Allora, mescoliamo la ricotta, mescoliamo, mescoliamo, mescoliamo. Poi che cosa facciamo? Aggiungiamo, io qui ho il rum, ne aggiungo poco 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 e mescolo. Se non vi piace il rum potete mettere qualsiasi altra profumazione. Fatto questo, andiamo ad aggiungere un po' di crema di pistacchi. Questo è un dolcino che possiamo tranquillamente portare in tavola sempre, però per queste festività ci sta, per queste giornate di festa, ovviamente, di fine anno adesso, eh? Mettiamo un paio di cucchiaini, tanto ce ne stavano, un 3-4 cucchiaini vanno bene, va? Ecco qua, a posto.
Mescoliamo. Ciao Ilaria, Ciro, buonasera. Turchia, Annarena. Buonasera. Mescoliamo, io mescolo sempre. E poi come andiamo a fare la base? E qui entrano in gioco i tanti panettoni che dobbiamo consumare, perché ce ne sono tanti. E allora, come base, che cosa facciamo? Mettiamo qualche fettina di panettone che andiamo a ritagliare con un piccolo coppa pasta. Adesso vi faccio vedere. Fatto questo, andiamo ad aggiungerci anche delle amarene. Guardate. Ok. Però le amarene le andiamo a tagliare a pezzetti piccini. Ecco qua. Se voi volete mettercele pure dopo, potete anche farlo. Io le metterò così, vediamo se vanno bene. Allora, ciao Miki, Anna Arena, Sebastiano Parisi, buonasera. Che cos'è quello? Un numero? Che numero è? Giochiamo all'otto stasera? Che numero? Ah, il numero di telefono. Ah, che dobbiamo fare con il numero di telefono? Vabbè, dopo me lo spiegate, perché adesso io da lontano non ci vedo. Mimma, perché non mi saluti? Tesoro, eccomi. Stavo dicendo, non riesco a vedervi da tutti da lontano. Angela, Anna Ruggero, poi guarda con calma. Sì, tesoro, non ti preoccupare. Mi stringo le mani. Mimma, un bacione, eccomi. Fernando. Gira. E adesso che facciamo? Sacca a poche con la punta stellata. Ciao Daniela! Allora, prendiamo un cucchiaio. Un cucchiaione. Che io qui non trovo mai, chissà dove l'ho fatto arrivare. Vabbè, facciamo così. Mettiamo la crema in questo sac a poche. Allora, aspettate che adesso mi giro e vi saluto tutti. La crema potete anche farla prima e tenerla in frigo, così si scioglie meglio lo zucchero. È da fare un pochetto prima, forse è meglio pure. Va bene, io per farvi vedere come sempre la faccio davanti a voi. Allora, aspettiamo, va bene così. Che facciamo adesso? Prendiamo il nostro panettone. Io ho questo qua classico preso, voi potete prendere anche il pandoro, Tagliamo una bella fettina. E che facciamo? Prendiamo un piccolo coppa pasta, perché dobbiamo prendere la misura del bicchiere. Va bene? Quindi andiamo a ritagliare. Ecco qua. Tagliamoci la parte in più. Andiamo ad inserirla nel bicchiere. Con la parte che resta contorniamo, inseriamola nella parte vuota. Maria e Paoletta, che state facendo? State giocando? Ballando. Stanno ballando, va bene. Bagniamo con un po' di rum. Poco. E adesso mettiamo la nostra crema pistacchio, ricotta e amarene. Questa, mettiamo le amarene. Guardate come sono. Aspettate, adesso mi giro e vi saluto, Qui altro panettone. Facciamo due basi, va bene? Ditemi quello che volete, ma questo per me è il panettone al bacio. Ciao Cosimo, Filomena, Anna Nappa. Prendiamo il nostro piccolo, la piccola formina, taglia pasta. Aggiungiamo così, pressiamo, bagniamo poco. E completiamo con un altro giro di crema. Va bene? Completiamo piano piano. Ecco qua.
Adesso che cosa mettiamo? Qualche pezzettino di panettone, giusto per. Ho qui pasta di zucchero, fatta da me, zucchero e colorante alimentare. Ci facciamo due palline di zucchero color verde e andiamo a metterli qui, come se fossero delle piccole foglie. Facciamo anche l'altro bicchiere e poi andiamo a completare con un po' di zucchero a velo. Adesso lo mettiamo qua e lo lasciamo un attimino stare. Completiamo con una marena. Ecco qua, sciroppata. Un po' di succo. Va bene? E lasciamolo un attimino da parte. Facciamo quest'altro bicchiere perché poi facciamo due porzioni e si piglia collera l'altro. Filomena, facciamo un dessert al bicchiere, al cucchiaio, al bicchiere. Tagliamo un'altra fettina. Ecco qua. Bagniamo sempre, ecco, per chi si fosse connesso adesso, bagniamo con il rum. Andiamo a mettere un po' di panettone lì dove ci sono i vuoti. Potete utilizzare anche il pandoro, abbiamo detto. Crema, 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 crema. Dopo ne mettiamo un altro pochetto. Prendiamone ancora. Ecco qua. Adesso vi saluto. Ci salutiamo tutti quanti. Mettiamoci un altro pochetto e dopo riempiamo di nuovo il sac à poche. Se non ce l'avete, fate lo stesso col cucchiaio, vedete, vi faccio vedere entrambe le soluzioni. Amarene. Amarene. Va bene così. Altro panettone, tagliamo. Questa potrebbe essere un'idea per riciclare i nostri panettoni, Facciamo la base, bagniamo, mettiamo altra crema e poi al limite mettiamo, se non avete il sac à poche fate lo stesso così, vedete? Io vi faccio vedere in entrambi i modi. Ecco qua. Bene? E completiamo con un po' di panettone, pezzettini di panettone, qualche pallina del nostro zucchero, pasta di zucchero, che io l'ho fatto soltanto con zucchero, acqua e colorante alimentare. Va bene? Mettiamo un altro pochetto. Ci vedete, vero? Mi sentite pure, vero? Sì. Altrimenti stiamo parlando solo. Tesoro Elio! Buonasera Elio, Lucia! Allora, questo e poi mettiamo soltanto un'altra amarena qui al centro e un po' di sciroppo. Allora, questo non li buttate perché poi io recupero per fare i tartufini e il resto. Mettiamo qui da parte e sono qui i due bicchieri. Adesso li andiamo a inciuciare, come dico sempre. Gli puliamo i bordi lì dove Michela li ha sporcati. Va bene? E adesso facciamo velocemente così. Ci siete, vero? No, ci sono anche la lucetta qui sotto. Ecco, forse sono più luminosa così. Prendiamo vassoio sotto bicchieri. Andiamo a metterli qua. E uno. Si è fermata la musichetta, amore. Che è successo? Rieccola, brava. Mettiamo un po' di zucchero a velo. Completiamo con lo zucchero a velo. Vediamo. Poco poco. Sui cucchiaini. Ecco qua. Poco poco qui. Maria Mari, prepara il telefono. Togliamo. Uno qua. E l'altro qua e abbiamo formato qualcosa di veramente
bello, buono da vedere e da mangiare. Ecco le nostre coppette, il nostro dessert al cucchiaio con ricotta, pistacchio, vedete? E amarena. Guardate, belli belli. Prima dell'assaggio, questi poi teneteli in frigo. Maria, mi dai il telefono? Prima dell'assaggio, teneteli in frigo e poi li fate, ovviamente, li portate a tavola e li fate gustare. Facciamo la foto. Vieni, Maria. Allora, mamma mia, com'è buio, Maria. Maria, ma che hai fatto qua? È buio, Maria. Ma che hai messo, notte? Maria? Perché? No, Maria non si... Ah, ecco qua. Si vede. Facciamoci questa foto. America. Eccomi. Guardate che carino. Maria, ma perché qua dice notte? Vediamo. Maria, Maria. Che cosa combini? Maria, c'è la sorellina che sta fuori, ti sta messaggiando, devi aprire la porta. Avendo il telefono di mia figlia, la piccola, l'altra figlia sta messaggiando a sua sorella e le dice, apri la porta. Allora, facciamoci la foto. E questo è proprio un dessert buonissimo e golosissimo, da veramente da portare a tavola sempre, perché è sempre gustoso, è sempre buono e bello da vedere. Allora, abbiamo fatto tutto. Ecco qui, Maria, prendi il telefono. Passiamo all'assaggio. Vediamo. Io assaggio, eh. Buono. Buonissimo. Il pistacchio, ricotta e amarena al bacio. E che ve lo dico a fare? Eccoli qua, i nostri bicchieri, il nostro dessert, al bicchiere, bicchiere, cucchiaio, buono, 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 buono. Allora, cosa volevo dirvi? Mi giro verso di me, spegniamo la lucetta e voilà! Il mio libro, eccolo qua. Mi raccomando, se rifate la ricetta, postate sempre le vostre foto, ma non solo, per chi ha voglia di avere il mio libro in un angolo della sua cucina e di sfogliare qualche ricettina carina, sfiziosa, guardate come è fatto bene il libro, ci sono tante ricette che potrebbero esservi veramente utili. Allora, vi aspetto sempre nelle mie dirette, sui miei canali, mi raccomando, YouTube, Instagram, Facebook, Giallo Zafferano. Per il libro, per le info, per le modalità, contattatemi in privato, vi darò tutte le spiegazioni perché posso spedirlo. E niente, vi salutiamo. Io, il libro, il dolcino e ciao Maria! Ciao! Ciao Poletta! Ciao! Un bacio a tutti quanti voi e che dire... una buonissima fine e uno splendido inizio di anno 2023 a tutti quanti voi. Veramente ve lo dico con tutto il cuore, che possa essere veramente un anno felicissimo, ricco di sorprese, ricco di salute e ricco di tutto ciò che noi vogliamo e desideriamo si possa avverare. Ve lo auguro di cuore, tantissimi auguri e ci vediamo sempre nei nostri post. Baci!